nome del popolo italiano, il Tribunale. Letti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Barone Rocco e Basso Raffaele colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A, B, C, D ed E della rubrica. Di Genio Michele, colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, B, C e D della rubrica. Mazza, Amerigo e Ruberto Anna Angela, colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A, B, C della rubrica. Della Pepa Michele, colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A e B della rubrica. E concessi a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, unificati i reati ex articolo 81 Codice Penale, condanna Barone Rocco e Basso Raffaele alla pena di anni 4 di reclusione ciascuno. Di Genio Michele alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione. Mazza, Amerigo e Ruberto Anna Angela, alla pena di anni 3 di reclusione ciascuno. Della Pepa Michele, alla pena di anni 2 di reclusione. Condanna tutti i predetti imputati al pagamento in solido delle spese processuali. Pena sospesa per Della Pepa Michele. Letto l'articolo 29, Codice Penale, dichiara Di Genio Michele, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Amerigo e Ruberto Anna Angela, interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Condanna Di Genio Michele, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Amerigo, Ruberto Anna Angela e Della Pepa Michele, in solido tra loro e con il responsabile civile ASL, Salerno, in persona del direttore generale legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili De Marino Teresa, Chiara Mastro Giovanni, Alessandro Mastro Giovanni, Caterina Mastro Giovanni, Rosalba Mastro Giovanni, Mancoletti Giuseppe, ASL Salerno in persona legale rappresentante pro tempore, Associazione UNASAM in persona legale rappresentante pro tempore, Associazione Movimento per la Giustizia Robin Hood, in persona legale rappresentante pro tempore. Associazione Telefono Viola, in persona legale rappresentante pro tempore. Comitato di Iniziativa Psichiatrica, in persona legale rappresentante pro tempore. Da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa, che si liquidano per le parti civili De Marino Teresa, ASL Salerno in persona legale rappresentante, Mancoletti Giuseppe, UNASAM in persona legale rappresentante, Movimento per la Giustizia Robin Hood in persona legale rappresentante, Telefono Viola in persona legale rappresentante, Comitato di Iniziativa Psichiatrica in persona legale rappresentante, in complessivi euro 3.000 ciascuna, e altresì per le parti civili Chiara Mastro Giovanni, Alessandro Mastro Giovanni, Caterina Mastro Giovanni, Rosalba Mastro Giovanni, in complessivi euro 4.000, oltre IVA e CPA come per legge. Rigetta tutte le ulteriori richieste avanzate ex articolo 539 secondo comma Codice di Procedura Penale e 541 secondo comma Codice di Procedura Penale. Letto l'articolo 530 capoverso Codice di Procedura Penale, assolve De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Longo Antonio, Cortazzo Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Scarano Marco e Russo Raffaele dai reati loro ascritti in concorso ai capi B e C della rubrica perché il fatto non costituisce reato. Letto l'articolo 530 capoverso Codice di Procedura Penale, assolve Forino Giuseppe, Oricchio Nicola, Longo Antonio, Gaudio Alfredo e Scarano Marco dal reato loro ascritto in concorso al capo A della rubrica perché il fatto non costituisce reato. Letto l'articolo 530 del Codice di Procedura Penale, assolve Di Genio Michele, De Vita Antonio, Tardio Antonio e Russo Raffaele dal reato loro ascritto al capo A della rubrica per non aver commesso il fatto.
Letto l'articolo 530 del codice di procedura penale, assolve della Pepa Michele dal reato allo scritto al capo C della rubrica per non aver commesso il fatto. Assolve Casaburi Juan José dai reati lui scritti ai capi B e C della rubrica per non aver commesso il fatto. Letto l'articolo 544, indica il termine di giorni 90 per la redazione della motivazione della sentenza. Avvocato, ce l'abbiamo fatta. Ha retto il quadro accusatorio delineato fin dal primo momento dal dottor Rotondo. La Presidente ha fatto giustizia. Grazie. Caterina. Penso che mio fratello sarà contento. È stata fatta giustizia. Avrebbe chiesto giustizia. La sua morte ha avuto giustizia, penso, per quel che può valere. Almeno che si è capito che così non ci si comporta in un ospedale pubblico. Persone che lavorano in un ospedale si devono comportare, i pazienti che sono affidati allo Stato devono essere curati e non trattati in quel modo crudele e barbaro come è stato trattato mio fratello.